Una lettera ai rettori e alle rettrici delle università milanesi per proporre loro un incontro sul tema delle residenze universitarie è quella che ha inviato venerdì mattina il sindaco Beppe Sala per far fronte al problema delle case e del caro affitti per gli studenti universitari che ormai da un anno a questa parte affligge la città di Milano, con studenti che sono costretti a rinunciare agli studi perché non riescono a permettersi una stanza nel capoluogo lombardo che oggi arriva a costare più o meno 630 euro al mese. Proprio stamattina ho firmato una lettera, poi lo dirò appunto, che mando alle rettrici e ai rettori per invitarle a un incontro con l'amministrazione comunale per cercare di capire cosa si può fare ancora di più. Fra un po' avvieremo i lavori sul nuovo PGT, ma al di là di quello stiamo cercando un po' di accelerare perché i posti attuali ovviamente sono molto pochi. Calcoliamo di avere 70.000 studenti fuori sede a Milano e, come sapete, i posti letto sono un po' superiori ai 10.000, ma sono ancora molto pochi. Spero di arrivare almeno a 15.000 per la fine del mandato. Per il sindaco Sala, inoltre, insieme alle università, il problema deve essere affrontato su due fronti per evitare che la questione del caro affitti mini la capacità di Milano di essere una città inclusiva, innovativa e competitiva. Bisogna fare due cose, per questo è importante che ci siano anche le università. Da un lato promuovere la nascita di nuovi studentati e quindi anche favorire quei privati che si prendono il rischio di impresa di fare studentati. Dall'altro lavorare bene sulla questione delle convenzioni, che è altro tema delicato, perché si possono fare studentati ma bisogna garantire un rendimento minimo, non alto ma sicuro, e quindi è un problema proprio di equilibrio tra investimento e prezzi poi da applicare.